Mino, alla fine l'obiettivo sei riuscito a raggiungerlo. Il primo obiettivo che avevo detto che dovevamo raggiungere era salvarci e l'abbiamo raggiunto con una settimana d'anticipo. Oggi c'è stata anche la gioia del mio decimo gol stagionale, che sicuramente personalmente sono felicissimo. Anche una rivincita, no? Dopo tante critiche dall'inizio, forse dal 5 di luglio, da chiunque. E magari ho risposto sul campo. Uscite tutti vincitori, però in particolar modo tu, perché parlavi delle tante critiche, invece hai dimostrato comunque di essere importantissimo per questa squadra. Io in tutte le interviste ho sempre detto che eravamo 20 persone importanti, infatti l'abbiamo dimostrato, io nelle ultime 5 partite ho giocato un po' di meno, ho giocato Gaetano, ho fatto un grande campionato strepitoso, però quello che voglio dire è che io ero convintissimo, sin da quando eravamo penultimi, l'ho sempre detto, infatti oggi è la dimostrazione di quello che dicevo, perché credevo in questo gruppo come credeva il Presidente, infatti il Presidente ha avuto ragione ancora una volta. Forse oggi è prevalsa un pochino troppo l'emozione, a livello tecnico non è stata poi una gara così esaltante. È il primo caldo, noi è una settimana che festeggiamo perché io penso che abbiamo fatto un vero miracolo, salvarci senza la lotteria dei playout. Quindi sì, magari loro avevano più motivazioni, noi un pochettino di meno. Vabbè, comunque alla fine siamo contenti lo stesso. Oggi c'è stato l'addio del presidente, invece il tuo futuro? Io sono ancora legato al Real Marcianise, finché la situazione non sappiamo com'è, sono del Real Marcianise. Il mio futuro è sempre un punto interrogativo. Sicuramente se rimarrà bizzarro qui perché ce lo possiamo aspettare, rimarrò qui.